No alla chiusura della Guardia Medica Notturna. Il segretario regionale di SEL, Luca Pizzuto, esprime forte preoccupazione sull'ipotesi paventata dal governo centrale di ridurre il servizio da 24 a 16 ore. Carbonia festeggia San Ponziano fino al 14 maggio, appuntamenti religiosi, sociali e culturali inseriti nel fitto calendario. Domani spazio alla famiglia, se ne parlerà con i candidati a sindaco. Iglesias, arrivano le prime 4 postazioni per la dialisi al CTO. Questo per ovviare ai disagi denunciati dai pazienti e dalle associazioni che si sono generati nel dover trasferire i pazienti dializzati dal CTO al Santa Barbara, dove si trova ora il reparto. Collegamenti isole minori, forse una tariffa unica per i sardi, è l'appello lanciato dal consigliere regionale dell'UPC Pierfranco Zanchetta, che ha già sollecitato in tal senso l'assessore dei trasporti. Ben ritrovati su Canale 40. No alla chiusura della Guardia Medica Notturna. E questa è la posizione netta del segretario e consigliere regionale di SEL Luca Pizzuto. Apprendiamo con grande preoccupazione le notizie di una revisione dell'attuale sistema della continuità assistenziale, che prevederebbe una riduzione dalle attuali 24 ore a 16 ore di copertura dell'assistenza medica territoriale. I dettagli nell'intervista telefonica al segretario, sentiamo. Siamo in collegamento telefonico con Luca Pizzuto, segretario regionale di Sinistra Ecologia e Libertà. Dalla nota stampa diffusa da lei, insomma, da tutto il gruppo di SEL, emerge una forte preoccupazione per l'ipotesi paventata dal governo di chiudere le guardie mediche nelle ore notturne. Sì, siamo stupiti, esterrefatti e preoccupati per questa scelta grave che compromette gli strumenti di tutela della salute delle persone, e quindi noi anche abbiamo sentito che in questi giorni si sta mobilitando per raccogliere le firme, ci mobiliteremo massicciamente con loro, quindi io invito anche tutti i nostri compagni simpatizzanti a raccogliere firme, a firmare, perché questa è una battaglia che non possiamo perdere. Stanno avvenendo cose assurde, perché anche l'idea, anche solo l'idea di togliere in presidi come Carloforte o Flumini Bugerro, che sono realtà isolate a grande distanza dagli ospedali, di eliminare la Guardia Medica Notturna ha dello scandaloso. Non senta, consigliere, ma lei crede che sia una scelta in nome di un, diciamo, risparmio, oppure ancora una volta si sta cercando di colpire la sanità pubblica per altre questioni che forse non sempre emergono chiaramente? Io temo che sia la seconda ipotesi, quindi temo che ci sia un disegno di privatizzare indirettamente la sanità pubblica, di questo si tratta, un disegno che noi non possiamo accettare, e tant'è che apriamo la battaglia anche in Senato, perché il nostro gruppo al Senato, il senatore Luciano Uras, ha fatto un'interrogazione per chiedere spiegazioni su quello che sta succedendo, depositerà a giugno una mozione per aprire il dibattito. È inaccettabile, è molto grave, e ci mobiliteremo con tutte le nostre forze per impedire che questo sia fatto. Ecco, sembra che il fronte del no, il fronte che si oppone a questa ipotesi, sia piuttosto corposo. Ci sono gli estremi, perché in effetti poi la cosa non vada a buon fine. Ma è una misura priva di senso, perché in un momento in cui noi diciamo che bisogna sgravare il pronto soccorso del carico pesante che hanno, in particolare anche nelle ore notturne, noi togliamo la Guardia Medica, che comunque è una forma di primo livello di intervento sulle cose più semplici e più banali, ma comunque importanti, per gravare poi ulteriormente sul pronto soccorso. Cioè è una follia che non ha alcun senso. Se si vuole riorganizzare il sistema di guardie mediche, si deve riorganizzare nell'H24, pensando alle 24 ore, non pensando alle 16 ore, e poi continuando a gravare sui pronto soccorso, che sono già al collasso così. Carbonia festeggia San Ponziano. Fino al 14 il calendario del festeggiamento è ricco di appuntamenti, ma mantenendo comunque una forma semplice. Prevede per questa sera numerosi eventi, tra cui la rappresentazione di Suma Ukeddu in programma per le 19. Altri importanti appuntamenti nell'intervista con Don Amilcare Gambella.
Don Amilcare, siamo nel bel mezzo dei festeggiamenti in onore di San Ponziano, il 14 sarà il culmine, insomma la giornata conclusiva di questi festeggiamenti, un programma ricco quest'anno, che cosa prevede? Il programma è ricco, però sempre di cose semplici, non certo di fuochi d'artificio, siamo 3 anni che non passiamo per la questua. Il programma prevede intanto già stasera la possibilità di un racconto sui minatori in sardo, testi di Salvatore Angelo Spano, musica e canti originali di Angelina Figus alle ore 19. Il giorno dopo, vigilia della festa, al mattino sempre messa, esposizione del Santissimo, alla sera rosario e messa. Dopo la messa, mercoledì domani, ci sarà un convegno dibattito sulla famiglia a partire dalla esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco. Io farò un'introduzione e subito dopo di me, sorteggiati per l'attunnazione, ogni candidato alla poltrona di sindaco del Comune di Carbonia esprimerà il suo programma sulla famiglia. E non sulla convivenza, il legame, l'unione, ma sulla famiglia, la famiglia reale di Carbonia, per vedere che progetti ci sono e che programmi si possono fare. Ad Iglesias, dopo lo sciopero dei pazienti dializzati, arrivano 4 postazioni provvisorie in attesa del trasferimento dell'intero reparto dal Santa Barbara al CTO, il servizio. La dura protesta di una decina di pazienti dializzati che venerdì scorso a Iglesias si sono rifiutati di sottoporsi alla terapia della dialisi, lamentando il fatto di essere stati dimenticati dai vertici ASL durante i trasferimenti dei reparti dal Santa Barbara al CTO, ha sortito il primo risultato. La direzione dell'ASL 7, accogliendo le segnalazioni dei malati, ha infatti deciso di allestire nell'immediato e provvisoriamente 4 postazioni rene per le necessità dei degenti nefropatici, che pertanto potranno evitare il disagio del trasferimento al Santa Barbara per le sedute dialitiche. Nell'incontro che si è tenuto ieri mattina tra la direzione dell'ASL 7, i responsabili del servizio dialisi di Iglesias e Carbonia e il responsabile delle professioni sanitarie, si è anche deciso il trasferimento dell'intero reparto di dialisi dal Santa Barbara al CTO, che attualmente presta assistenza a circa 55 pazienti. Lo spostamento delle attività di dialisi dovrebbe avvenire nell'arco di 1 mese e mezzo, il tempo occorrente per rendere fruibili i locali. Le decisioni assunte, si legge nella nota della direzione ASL, garantiscono la massima sicurezza dei pazienti dializzati in caso di urgenze, pur nel rispetto dell'organizzazione aziendale in questa delicata fase di trasferimenti. Per i collegamenti con le isole minori potrebbe forse venire applicata una tariffa unica per i sardi. È la proposta avanzata dal consigliere regionale dell'UPC Pierfranco Zanchetta. Sentiamo. Nei collegamenti marittimi fra la Sardegna e le isole minori di Carloforte e la Maddalena affidata alla Delcomar è necessario il riconoscimento di una tariffa agevolata per tutti i residenti sardi, comprese le agevolazioni per i turisti che hanno casa e soggiornano nelle 2 isole. È l'appello che rilancia su Facebook il consigliere regionale dell'UPC Pierfranco Zanchetta, che ha già sollecitato in tal senso l'assessore dei trasporti Massimo Deiana, recentemente sentito in audizione dalla commissione consigliare competente. Ho chiesto all'assessore, scrive, un impegno immediato per la risoluzione di alcune criticità ancora aperte riguardo al personale di bordo e di terra e alle tariffe, agli abbonamenti. Confermate le risorse con il fondo straordinario di 3,3 milioni di euro per il personale ancora non ricollocato e per favorire gli scivoli verso la pensione. Più 350 mila euro annui per il servizio di monitoraggio e vigilanza, che dovrà essere funzionale al personale esterno che svolgeva attività di biglietteria. Intanto, nella prossima seduta della commissione verrà chiamato in audizione l'armatore del giudice. Parliamo adesso di sanità. Le ASL devono assicurare le prestazioni al personale marittimo anche in Sardegna. A precisarlo è l'assessorato regionale della sanità. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Le prestazioni mediche per il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile sono a carico del Ministero della Salute e devono essere assicurate anche in Sardegna dalle ASL. Lo precisa l'assessorato regionale della Sanità in risposta a numerose segnalazioni arrivate in particolare da marittimi per la mancata accettazione delle prescrizioni di prestazioni farmaceutiche specialistiche su ricetta a servizi di assistenza sanitaria ai naviganti da parte di farmacie convenzionate e strutture specialistiche private accreditate.
L'assessorato ricorda che le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale di laboratorio devono essere erogate negli ambulatori di diretta gestione del Ministero o nei presidi e ambulatori ASL convenzionati e da medici specialisti, liberi professionisti già convenzionati col Ministero. Per poter usufruire di tali prestazioni, gli assistiti del SASN ricevono dai propri medici prescrizioni sul modulo di ricetta personalizzato per le sedi di appartenenza. Qualora i marittimi si rivolgano a medici del Servizio Sanitario Nazionale, la loro prescrizione dovrà essere fatta su moduli regionali. Quindi, conclude l'assessorato, le farmacie convenzionate, le strutture specialistiche aziendali e private accreditate sono tenute a erogare le prestazioni prescritte su ricetta SASN o su ricetta SSN a favore degli assistiti del servizio naviganti. Alla Sardegna va la maglia nera in Italia per la dispersione scolastica. Offerta educativa tra le migliori in Italia, ma allarme rosso sul fronte della dispersione scolastica e basse performance. Così recita un articolo dell'ANSA, luci e ombre in Sardegna, al sesto posto in Italia per povertà educativa di bambini e adolescenti. E quanto emerge dal rapporto presentato ieri a Roma da Save the Children, che rilancia la campagna Illuminiamo il futuro e 7 giorni per il futuro, iniziative in tutta Italia, 20 in Sardegna, promosse da associazioni, enti e realtà territoriali. Il 24% lascia precocemente la scuola, record italiano con la Sicilia. L'isola è però tra le regioni con la maggiore offerta di tempo pieno nelle classi secondarie di primo grado e con l'Emilia-Romagna detiene il primato per numero di aule dotate di connessione internet. L'offerta di servizi all'infanzia è in linea con la media nazionale. Solo il 13% dei bambini tra 0 e 2 anni può accedere ad un asilo nido pubblico o usufruire di un servizio integrativo. Poco meno di un alunno su due resta invece senza servizio mensa. In Sardegna il 58% di studenti frequenta scuole dotate di infrastrutture insufficienti a garantire l'approfondimento. Quasi il 27% dei quindicenni non raggiunge la soglia minima di competenze in lettura e il 33% in matematica, molto peggio della media nazionale. Apre da oggi la sala d'attesa al piano strada del centro intermodale, la nuova stazione dei treni e dei bus realizzata dal comune di Carbonia. La sala d'attesa sarà aperta al pubblico e gestita dall'ARST, l'Agenzia Regionale per i Trasporti, che garantisce il servizio urbano all'interno della città e i collegamenti tramite bus con gli altri comuni del territorio. Il nuovo servizio nasce dalla collaborazione tra l'ARST e il comune di Carbonia. Nell'ambito dei servizi distrettuali per minori, adolescenti e giovani, il Comune di Carbonia, ente gestore del PLUS del distretto socio-sanitario di Carbonia, propone i laboratori corpi e voci in musica e teatro. I laboratori comprendono una parte teatrale, il corpo e la voce, e una musicale, e saranno realizzati dal 20 maggio al 2 luglio presso il Centro Giovani di Piazza Primo Maggio a Carbonia. La partecipazione è gratuita, ma sarà necessario iscriversi tramite apposito modulo da consultare entro venerdì 13 maggio 2016 presso la sede dell'Informa Giovani di Piazza Primo Maggio a Carbonia oppure presso la sede staccata dell'Informa Giovani a San Giovanni su Erge. È possibile scaricare i moduli di iscrizione nella pagina del sito web dell'Informa Giovani oppure direttamente presso le sedi Informa Giovani di Piazza Primo Maggio e via di Vittorio a San Giovanni su Erge. E adesso altro appuntamento, giovedì 12 maggio alle 18.30 presso l'Aula Congressi della Biblioteca Comunale di Iglesias si terrà la presentazione del libro Slegami, 5 storie di legami con l'autismo. Per l'occasione verrà proiettato Tutto cambia, il corto che ha ispirato uno dei capitoli presenti nel libro. Interverranno la dottoressa Paola Desogus, pedagogista, la dottoressa Paola Piras, psicomotricista funzionale, la dottoressa Valentina Campus, psicologa cognitivo-comportamentale e infine la dottoressa Barbara Mura, pedagogista e docente di scuola primaria. Con questo è tutto, prima però vi ricordo che la ditta Canale 40 SRL, titolare dell'impresa televisiva in ambito locale denominata Canale 40, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni comunali del 5 giugno 2016.
A tal fine rende noto che presso la propria sede ubicata a Carbonia in piazza Rinascita 1810 al numero di telefono 0781 672155, numero di fax 0781 671789, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale questi spazi possono essere prenotati. E ancora le modalità di prenotazione degli spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi autonomamente determinate dalla Canale 40 SRL ed infine ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione di questi spazi. Con questo è davvero tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni e adesso sentiamo le previsioni meteo e subito dopo il TG in sardo Noas in Cursu. Previsioni per mercoledì 11 maggio. Manifestazioni temporalesche e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest-sud-ovest con intensità di 20 km orari. Possibili raffiche fino a 26 km orari. Temperature minime comprese tra 12 e 16 gradi e massime comprese tra 19 e 23 gradi.